lo spettacolo si vede più che si legge, si sente col cuore e con le emozioni. Questi due straordinari ballerini, uno credo che sia uno dei più grandi ballerini giapponesi d'arte contemporanea e l'altro è un étoile dell'opera di Roma, uniti insieme con due mondi completamente diversi, uno orientale vero, puro, con le sue follie, le sue emozioni e il suo pathos, e l'altro nostro, mediterraneo, italiano, ma comunque con la bravura e la condizione di un ballerino classico. E poi le musiche straordinarie, originali di questo grande musicista che ha collaborato con molti balletti con Carolyn Carson e come il ballerino giapponese ha ballato con Carolyn Carson. Abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, qualcosa che potesse unire l'arte, la bellezza dei quadri di Eva Batelier, il palazzo bellissimo e la voglia di bolognesi forse di vedere qualcosa di diverso. Speriamo di esserci riusciti. Piace molto questa ambientazione in questo vecchio palazzo di Bologna, l'atmosfera è anche un po' misteriosa, è molto bello ed è molto commossa, dice che anche per questo che non riesce ad esprimere bene i suoi sentimenti e ha molto amato anche la performance di danza degli artisti. C'est la continuation de ma série de vêtements. Questa serie dei kimono è una prosecuzione di una ricerca che Eva ha iniziato con le gonne, quindi sempre con gli abiti femminili e che si concentra proprio sul rapporto del corpo e l'abito, tra il corpo e l'abito, ma soprattutto sull'assenza del corpo in presenza dell'abito, per cui un corpo che c'è e non c'è, per questo anche il titolo della mostra Parure et absence. E quindi in realtà l'abito, il kimono, è un pretesto per parlare del corpo della donna, di un corpo che anche quando non c'è è presente. L'art pour moi c'est une expression. E il fare arte è un qualcosa di molto gestuale, quindi ha a che fare proprio col gesto, con la materia. Lei lavora in un grande atelier e passa molte ore dentro il suo atelier in solitudine, quindi lavora proprio con la materia, col gesto, utilizza anche molti pigmenti, molti colori, quindi è proprio un modo dell'importanza proprio del gesto nel momento in cui fa arte e il momento in cui si può esprimere. Conosce molto l'arte italiana e ama un po' tutto quella che è l'espressione dell'arte italiana, quindi non solo la pittura ma anche proprio l'architettura, e quindi proprio nel suo complesso ritiene che l'arte italiana abbia molto influenzato la sua opera e appunto non solo pittura, architettura, anche il design contemporaneo. E poi c'è Piero della Francesca come artista particolarmente amato. Piero della Francesca.
Thank you.